Buonasera telespettatori di RTA, bentrovati al telegiornale. L'intervento di venerdì scorso da parte dei carabinieri e della magistratura, scrive il comitato L'Area del Borgo, e la conseguente apertura di un fascicolo di indagine, come riportato dai media locali, ha prodotto l'auspicata accelerazione del percorso di valutazione delle azioni correttive alle emissioni in atmosfera, inducendo gli enti preposti ad anticipare a oggi alle 14.30 la conferenza dei servizi a Parma prevista per il 13 aprile. Il nostro comitato, facendosi interprete delle richieste della popolazione, ribadisce come ogni azione che verrà posta in atto debba essere eseguita a impianti fermi per non scaricare sulla popolazione di Borgotaro ulteriori e insopportabili disagi. Il comitato rileva anche come qualsiasi modifica all'impianto dovrà dar luogo ad una nuova valutazione di impatto ambientale che questa volta tenga in seria considerazione gli obiettivi sensibili presenti nelle vicinanze della zona industriale, gli aspetti morfologici della valle, dalla cui caratteristica inversione termica per 3 mesi all'anno, quota di rimescolamento non superiore ai 250 metri con buona parte che insiste attorno ai 50 metri, dipende il ristagno degli inquinanti e i parametri ambientali certificati, qualità dell'aria di zona B, certificazione ambientale ISO 14001 e normativa tutela del sito di interesse comunitario Oasi dei Ghirardi. Auspichiamo, conclude il comitato, che il disagio vissuto in questi mesi dai cittadini, confermato dalla relazione preoccupata dei medici di famiglia e pediatri di Borgotaro, induca i decisori a quella pausa di riflessione richiamata anche da ARPA e SAC al tavolo di insediamento dell'osservatorio ambientale, perché è giunto il momento di dare risposte chiare e tempestive a tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, a tutela dell'ambiente, a difesa dell'economia complessiva della valle e dell'interesse collettivo. Amministratori di Borgotaro e sindaci dell'Alta Valle, siete inutili o dannosi? Parte da qui il comunicato del Movimento Civico Uniti per la Valtaro. Sul piatto due temi importanti: gli odori che ormai da tempo persistono a Borgotaro, ma anche il punto nascita. Da alcuni mesi il comune di Borgotaro e l'intera Valtaro soffrono di due problemi gravissimi: gli odori molesti, nauseabondi e nocivi provocati dalle emissioni della Laminam e la ventilata chiusura del punto nascita dell'ospedale Santa Maria. Vista l'inerzia degli amministratori, come Movimento Civico Uniti per la Valtaro abbiamo promosso varie iniziative popolari per sensibilizzare i cittadini, coinvolgerli e trovare il modo di affrontare i problemi con loro aiuto. Per tutta risposta i governanti ci hanno accusato di voler fare dell'allarmismo fuori luogo. Però mai come oggi si sono viste così tante persone partecipare ad assemblee e aderire ai liberi comitati dei cittadini. Sta emergendo una nuova linfa che farebbe ben sperare per il futuro della vallata se fosse interrotta l'opera di distruzione a cui sottostanno gli attuali amministratori. Infatti noi pensiamo che i veri artefici dei nostri guai non siano loro, ma che loro siano veramente incapaci di contrastare la volontà di chi li comanda. Chi li comanda vuole chiudere il punto nascita e loro annuiscono. Chi li comanda ha fatto venire in zone industrie non confacenti al territorio e loro hanno detto signor sì. Purtroppo, anche di fronte alla forte contestazione di piazza, questi amministratori rimangono ancora pigri, accomodanti e impassibili rispetto alle loro doverose responsabilità. Avrebbero dovuto far predisporre una proposta progetto per il mantenimento del punto nascita, ma non l'hanno ancora fatto. Da mesi dovrebbero agire per far sospendere le emissioni irritanti che rendono invivibile l'ambiente e irrespirabile l'aria della Valtaro, anche al fine di non compromettere la salute dei cittadini, l'ambiente e l'immagine esterna della vallata, ma si rifugiano in un incomprensibile non possiamo. Allora, visto che sono politicamente incapaci di risolvere i gravi problemi creati da loro stessi, tutti gli amministratori di Borgotaro e tutti i sindaci dell'Alta Valtaro che guidano l'Unione dei Comuni avrebbero davanti una scelta naturale: togliersi di mezzo e consentire ai cittadini di eleggere altri amministratori capaci, sensibili, solerti e diligenti. Meno male che in un simile deserto amministrativo si sono mossi carabinieri e magistratura, ai quali noi ci eravamo da subito appellati e a cui rivolgiamo sentiti ringraziamenti. Così come vogliamo ringraziare i medici di famiglia che con il loro comunicato sanitario possono far smuovere una burocrazia troppo paludosa.
E proprio sul punto nascita una notizia che lascia ben sperare, quella che giunge oggi dalla Regione Emilia-Romagna. La Regione risponde al consigliere Alessandro Cardinali dicendo che chiederà la deroga. La Regione Emilia-Romagna chiederà alla Commissione Nazionale Percorso Nascite una deroga per mantenere il punto nascita dell'ospedale di Borgotaro, che in base agli standard quantitativi previsti dal decreto Lorenzin sulla riorganizzazione dell'assistenza perinatale, territoriale ed ospedaliera, potrebbe essere destinato a chiudere. Lo comunica il consigliere regionale PD Alessandro Cardinali, autore di una interrogazione urgente alla quale questa mattina ha risposto in aula l'assessore regionale alla sanità Sergio Venturi. Il decreto del ministro Lorenzin apre alla possibilità di attuare una sperimentazione in aree montane dei punti nascita che registrano meno di 500 parti all'anno, a condizione che siano mantenuti gli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa. L'ospedale Santa Maria, evidenzia Cardinali, avrebbe tutte le caratteristiche per rientrare nella sperimentazione, come sollecitato anche dai sindaci del distretto. Il punto nascita rappresenta un presidio importantissimo per tutta la comunità valligiana. Esso consente di mantenere stretto il collegamento tra la popolazione e il territorio, anche a fronte di una significativa riorganizzazione dei servizi in diversi settori. Borgotaro è un nodo strategico per l'intera montagna e vanno preservate e garantite costantemente qualità e sicurezza delle cure erogate alla popolazione, commenta ancora il consigliere PD. È positivo dunque che l'assessore abbia dato risposta positiva in merito alla richiesta di deroga e abbia sottolineato l'importanza degli ospedali nelle zone di montagna dal punto di vista sanitario ma anche di quello sociale. Cardinali termina spiegando che la Regione, in condivisione con le conferenze territoriali sociosanitarie e le aziende sanitarie, è impegnata in progetti di miglioramento delle strutture di montagna per le quali saranno messe in campo risorse aggiuntive pari a circa 9 milioni di euro. E questa sera alle 20.30 in Biblioteca Manara si terrà il primo incontro operativo a Borgotaro del Comitato Pro Ospedale per organizzare la manifestazione in Regione a favore proprio del punto nascita. La presenza di tutti i cittadini di Albareto, Borgotaro, Valmozzola è decisamente importante. Voltiamo pagina. Inaugurata sabato scorso la nuova pavimentazione del Borgo di Filippi, una località a due passi dalla frazione di Specchio nel comune di Solignano. L'intervento è stato realizzato con il contributo degli abitanti. Il breve tratto di strada comunale verrà intitolato probabilmente ad una figura partigiana. Intervenire nelle piccole comunità di Vallata significa mantenere viva la montagna, combattendo allo stesso tempo le sue contraddizioni e le forti problematiche legate soprattutto allo spopolamento e il conseguente dissesto territoriale. In questo contesto è stato inaugurato una pavimentazione nel piccolo centro storico di Filippi di Specchio, un gruppo di case composto da una quindicina di famiglie, per un totale di una quarantina di abitanti stabili che diventano un centinaio nel periodo estivo grazie al suo clima e al suo panorama invidiabile. Un luogo ricco di storia per essere stato teatro di lotta dei primi gruppi partigiani provenienti in gran parte da Fornovo, con il distaccamento della 31esima Brigata Copelli. All'inaugurazione del breve selciato, oltre a tutta la comunità del posto, sono intervenuti il sindaco di Solignano Lorenzo Bonazzi, l'assessore Cristian Lupi, dipendenti comunali, polizia municipale e il presidio dei carabinieri di Solignano. Un intervento necessario, realizzato con i contributi degli abitanti. Abbiamo deciso di ascoltare, come è dovere dell'amministrazione, degli amministratori, di realizzare questa nuovo manto stradale con gli autobloccanti, come vedete, che sono fondamentali per poter togliere sicuramente quello che è il disagio. Ecco, questa era una richiesta che veniva dai cittadini, addirittura chiedendo di contribuire loro stessi anche su una strada comunale. Perciò abbiamo, invece, credendo con forza a far sì che la popolazione resti, e in particolar modo in queste zone che sono splendide di montagna, dove è necessario per far sì che il suolo, l'agricoltura, il territorio sia tutelato, ci sia anche la presenza umana delle persone. Soddisfazione da parte dell'amministrazione e anche da parte degli abitanti. Io credo che le comunità di tutte le nostre montagne debbano
propagandare e fare queste iniziative, perché tengono unite le persone. E siccome stiamo invecchiando tutti, abbiamo bisogno assoluto di stare insieme e di continuare a vivere la nostra vita delle comunità, e credo che queste iniziative devono essere propagandate anche nelle altre frazioni, non solo in questi posti qua vicino, debbano essere fatte, perché sennò andiamo a morire tutti. Ci sarebbe da mettere a posto quella fogna lì sotto che si è rotta, e la strada che va su e giù, la strada che va dal Ceno fino a Specchio, ci sono molte buche, molto fondo, qualche frana da mettere a posto. Dopo il taglio del nastro e un breve giro tra le case del paese per vedere cos'altro c'è da fare, la giornata di festa è terminata ai tavoli abbondantemente apparecchiati dalle residore di Filippi, nella fresca roba del piccolo borgo ancora senza nome. Si parla di intitolarlo ad una figura partigiana. Con fondi europei, attraverso la regione Emilia-Romagna, verranno attuati alcuni lavori di sistemazione di canali andati distrutti il 13 ottobre 2014 tra Ravarano e la Grande Frana del Cervellino. Sono stati stanziati 200.000 euro complessivi ed il lavoro se lo è aggiudicato, con il nuovo codice degli appalti particolarmente laborioso, un'impresa di Potenza. Sull'argomento interviene il sindaco di Berceto, Luigi Lucchi. Con il dottor Bacchi e l'ingegner Magnani, tecnici di quello conosciuto come Genio Civile, che oggi non c'è più, abbiamo fatto un incontro con la popolazione di Fugassolo e Casa Selvatica, perché sono stati finalmente affidati i lavori che avevamo illustrato lo scorso anno. Sono lavori complessivi per 200.000 euro, che riguardano un canale a Mezzadria con il comune di Calestano, Rio della Chiesa a Casa Selvatica, Rio delle Chiastre del Mulino a Casa Selvatica e altri rii vicino alla frana del Monte Cervellino, per avere l'opportunità anche di vedere questo grande movimento franoso predisporre un progetto di sistemazioni. Quindi mi fa piacere che anche sulla Val Baganza, notevolmente danneggiata dall'alluvione del 13 ottobre 2014, si inizi a fare qualche cosa. Le risorse sono veramente limitate, vengono dall'Unione Europea attraverso la regione Emilia-Romagna, serviranno risorse molto più ingenti che spero che si possano ottenere se finalmente anche le altre amministrazioni comunali, quindi Corniglio, Terenzo, Calestano, Salabaganza, Felino, Collecchio e Parma, riusciranno a comprendere l'importanza del patto di fiume. Il patto di fiume, che vuol dire sistemare tutto il torrente Baganza dalla sorgente alla foce, ma non vuol dire solo da un punto di vista idrogeologico, ma vuol dire anche una vallata che lavora in armonia per avere il giusto sviluppo nella salvaguardia dell'ambiente, delle produzioni tipiche, delle cose meravigliose che ci sono in Val Baganza. Pagina sportiva, parliamo di basket maschile, chiude il campionato la Valterese in casa e purtroppo lo chiude con una sconfitta battuta dalla Bibbianese 75-45. Nella gara 2 del primo turno dei play-off, giocata al Palaraschi di Borgotaro, tra Valterese e Bibbianese serve veramente poco alla squadra di Reverberi per far sua la partita, con il conseguente passaggio del turno. Colla per gli ospiti non vuole andare alla bella e già nel primo quarto mette in campo la sua esperienza. La squadra lo segue con gioco fluido, tempi perfetti, grande precisione al tiro. Vantaggio ospite per 15-9 al termine dei primi 10 minuti. Nella seconda frazione di gioco nulla di nuovo con la Bibbianese, che esprime un gioco bellissimo ed efficace, mentre la Valterese non riesce ad ingranare. Ma è già al terzo quarto che si sancisce definitivamente la fine della gara.
Saranno ben 34 i punti messi a segno in questa fase dagli ospiti, con una percentuale al tiro dalla grande distanza che si avvicina alla perfezione. Con 4 bombe a testa di Colle e Riccò si chiude qui il campionato dei ragazzi di Perazzi. L'ultima frazione di gioco non offre più nulla e la gara si chiude sul 75-45 per gli ospiti. Grande impressione ha fatto la Bibbionese, squadra esperta che sicuramente dirà la sua nella fase finale del campionato. Vediamo le previsioni meteo per domani, mercoledì 12 aprile, irregolarmente nuvoloso con addensamenti sui rilievi, temperature minime stabili intorno ai 12 gradi, massime in calo intorno ai 15-18 gradi, venti deboli. La programmazione serale di RTA comincia alle 20.35 con 80 Nostalgia, prosegue alle 21.10 con Epoca che Storia, alle 22 il TG, 22.30 Ballo che Sballo in TV. È tutto, io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani sempre alle 19.35. Arrivederci.